Bella a tutti, qui è Venio e oggi faremo, cioè, sì, faremo la nostra prima puntata nella serie dei tutorial di modding con Forge. Quindi, apriamo Eclipse qua. Questo è l'ambiente su cui ho fatto un tutorial, come crearlo. Quindi andate a vedere il tutorial se non ce l'avete già e non sapete come fare. Comunque passiamo subito a programmare. Comunque presuppongo già che voi sappiate programmare in Java, magari anche usare Eclipse. Quindi creiamo un package che lo chiameremo venio.mod. Punto, atomic punto, qui questo sarà il package della mod. Come impostazioni comunque mettete questo se non volete che vi spariscano i package vuoti. Comunque in questo package creeremo due package, sotto package, client e common. Quindi in common mettiamo la classe principale della mod, quindi atomic mod. Comunque in questo tutorial farò la classe principale della mod, la classe con le variabili della mod che vi farò vedere adesso e le due proxy. Quindi in common ci sì, ve lo spiego strada facendo. Quindi questa è la classe principale della mod, in pratica è quella che identifica la mod. Quindi cominciamo subito mettendo un'annotazione at mod, qui mod ID uguale reference punto mod ID, name uguale reference punto version uguale reference punto version. Ora questo importiamo mod. Reference è una classe che creeremo subito. Io di solito faccio un package al di fuori dei due sottopackage principali che sono client e common. Quindi creiamo un altro package che si chiama lib, dove ci saranno tutte le classi con tutte le variabili, insomma, tutti gli ID, quindi la chiameremo appunto reference. Quindi in esso non ci sarà molto, solo delle variabili, quindi public static final per farla non modificabile, quindi una costante è richiesto perché perché la variabile si possa mettere qui, string è una scritta, mod ID uguale a, e qua possiamo mettere l'ID della mod, quella che userà il gioco, quindi atomic mod. Poi facciamo copia e incolla, ancora, qua facciamo la variabile mod name, che è
abbiamo messo qua, la chiameremo Atomic Tutorial Mod. Questo è il nome per esteso. Version, poi, è la versione della mod. Potete mettere quello che volete, lettere o numeri, simboli. Io metterò 0.1. Salva. Qua, fare Ctrl Shift O e importerà. Qua scegliete la vostra, questa qui. E dovrebbe sistemare qua. Quindi, poi un'altra network mod client side required uguale a true, server side required uguale false. Comunque, quello che fa, importiamo sempre network mod. Per importare le cose in automatico in Eclipse si usa Ctrl Shift O. Fatto. In pratica, server side required chiede al gioco se è su un server, quindi multiplayer. Se io mettessi true, vuol dire che essere in multiplayer è richiesto per far funzionare la mod. Quindi questa mod funzionerebbe solo in multiplayer. Se io lo metto in false, invece si può fare anche in single player. Non so perché non so perché mettere false questo, non ne vedo l'utilità comunque. Niente. Mettete true, se volete fare che sia solo su server, mettete true anche qua. Poi continuiamo qua. Quindi all'interno della classe mettiamo @sided proxy client side uguale a. E qui mettiamo sempre una stringa che adesso metteremo nella reference, server side uguale a reference.common.proxy. Ecco. Ci darà errore. Comunque, qua facciamo quindi variabili, sì, client proxy, common proxy. In pratica queste variabili dovrebbero indicare quale classe, insomma, indicano l'ubicazione delle due classi, delle due proxy. Le proxy sono delle classi che fanno il rendering, cioè che mettono le texture ai blocchi, alle entità, eccetera. E ce ne sono due, la client proxy e la common proxy. Quindi cominciamo con la common proxy, la mettiamo in common e mettiamo una classe con common proxy atomic. E qua facciamo public void register renders, parentesi vuote e grafe vuote. Tutto qua. Register renders potete utilizzare qualunque nome, comunque per convenzione, boh, per abitudine comunque io uso questo. Ecco.
Questo è tutto per ora per la Common Proxy. Ah già, l'ultima cosa sulla Common Proxy è che dobbiamo mettere il package e il nome, quindi venue.mods.atomic.proxy. E una cosa simile si farà per la client proxy, quindi questa va nel package client e si chiamerà client proxy. Ecco qua, creiamo client proxy. Qui mettiamo un metodo, anzi, prima di metterlo, facciamo extend common proxy atomic, importiamo, qua mettiamo at override, public void, e deve avere lo stesso nome di quello che avete messo in common proxy. Se vi dà la freccia verde vuol dire che va tutto bene, non dimenticatevi at override. Quindi questo è tutto per le proxy. Qua dovrebbe andare tutto bene. Sotto sided proxy mettiamo public common proxy atomic uguale new common proxy atomic, aperte parentesi e punto e virgola. Importiamo, no. Ah già, qui mettete proxy. Ecco, ora dovrebbe. Ah già, dimentico. Public static. Sì, importate sided proxy. Scrivete bene qua, senza errori di grammatica. Ecco, ora va tutto bene. Passiamo alle ultime cose qua. Quindi, aspettate un momento. Ok, sono qua. Qui sotto mettiamo at instance. Per ora comunque è inutile, ma ci servirà nei futuri episodi, quando faremo le cose avanzate, tipo i macchinari. Qua mettiamo public static, il nome della classe, qua, di questa, è instance, punto virgola. Qua, importata instance e fatto in modo da mettere mod name, non mod ID, perché dopo sì, ci va mod name. Ora faremo at pre init public static void pre init, qua ci mettiamo come variabile fml pre initialization per questa puntata vuota, importiamo tutto, poi
facciamo proprio incolla qua per due volte e quindi qua mettiamo init e qua post init, questo è load e questo è post init. Qua in questo cancellate pre e qui al posto di pre mettete post. È più veloce di scriverlo tutto a mano, importate con solito Ctrl Shift O. E per oggi abbiamo finito. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Come ultima cosa, qua si salva. Come ultima cosa vi farò vedere che la mod, cioè, esiste la legge. Aspettiamo che si avvii. Ecco, e qua in mods, vedremo la nostra mod. Qui ci sarà il nome, il mod name, quello esteso. E non ci saranno descrizioni come qua, perché ci serve come dice qua, un mcmod.info. Lo farò in una Mi sa nella prossima puntata e nella puntata 3 faremo, mi sa, i blocchi. Sì, quindi nella prossima puntata aggiungeremo una descrizione alla mod. Comunque fa vedere anche la versione. Questo è tutto. Comunque non aggiunge niente la mod visto che non ha niente. Sì. Questo è tutto, se avete dubbi mettete dei commenti tra i commenti, spero vi sia piaciuto, ciao ciao!